Anticipazioni uomini e donne over. Il regalo di Gemma a Juan Luis. Pochi istanti fa si sono concluse le nuovissime e scoppiettanti anticipazioni uomini e donne over. Ad inizio puntata, Maria De Filippi chiede a Tina Cipollari di pesarsi. L'ago della bilancia, per la felicità della storica opinionista, segnava 74 kg. Si inizia come al solito dal percorso di Gemma Galgani. Un video apparso su LED mostra l'esterna della piemontese con Juan Luis. La storia tra i due sembra andare proprio bene. Grazie alle anticipazioni si è venuto a sapere che la bionda ha regalato al cavaliere venezuelano un cuore formato da ben 120 post-it, sui quali c'erano scritti i titoli di ben 80 canzoni d'amore, selezionati appositamente per lui. Ma c'è un però. La dama ha deciso che in ogni puntata Juan Luis dovrà staccare un bigliettino e in studio balleranno il brano scritto lì sopra. È inoltre emerso che tra i due, fino ad ora, ci sono stati baci a stampo. Per il cavaliere giungono ben 5 dame, ma lui le liquida tutte, compresa Paola, la dama giunta per lui la volta scorsa. L'uomo riferisce scusandosi che non aveva bene compreso come funzionasse il regolamento. Si cambia argomento e si passa a Ida e Riccardo. La conduttrice chiama lei, ma la dama bresciana non si presenta. Si attende ancora un altro minuto, poi si viene a sapere che lei è dietro le quinte, ma sta piangendo. La donna è sconvolta, non riesce a entrare in studio. Ed ecco che la signora Costanzo fa partire sullo schermo un video dal quale si evince che al termine della scorsa puntata, la Platano e Riccardo hanno litigato. Riccardo appare molto, ma molto arrabbiato. Al termine della discussione i due si baciano e fanno pace. La conduttrice, vedendo che la Platano non entra, chiama Riccardo, il quale al centro studio racconta di essere andato nei giorni scorsi a Brescia. Le cose però tra i due non sono affatto andate bene. Anche Riccardo inizia a piangere e per alcuni secondi l'uomo non riesce nemmeno a parlare, tanto emozionato. Ida a un certo punto raccoglie le forze ed entra in studio. I due iniziano a discutere animatamente. Lei ammette davanti a tutti che lui non riesce ad avere rapporti intimi con lei. Il cavaliere Tarantino si difende dicendo che con la sua amata non vuole solo avere un rapporto fisico, ma anche mentale, asserendo nello stesso tempo che vuole prima risolvere fino in fondo i problemi che hanno. Inoltre la dama è ancora amareggiata per un fatto accaduto l'estate trascorsa. La Platano afferma che si era recata a Taranto con suo figlio e che la madre di Riccardo non le aveva aperto la porta. Guarnieri interviene per dire che non trova giusto il fatto che si parli di persone che non sono presenti, ma non solo, confida anche di esserci rimasto male per come lei parla della sua famiglia. Si viene a sapere inoltre che Ida va dallo psicologo, proprio per superare questa storia. Riccardo però fa capire a tutti che le sedute invece di farle del bene le fanno del male, in quanto tutte le volte che termina lei lo chiama con fare aggressivo. Lei non digerisce queste parole ed esce dallo studio in lacrime. Le persone presenti in studio ammoniscono Riccardo, facendogli capire che lei va da un professionista appositamente per lui. Valentina Auchiero interviene invitando Guarnieri ad andare a sua volta dallo psicologo, affermando come lui non abbia fatto nulla per andare incontro ad Ida, a parte scriverle una lettera d'amore. Lui afferma che Ida aveva addirittura sostenuto che quelle parole non fossero farina del suo sacco. Come se non bastasse, anche Roberta interviene sulla questione, già di per sé delicata, dicendo che è grave se tra lui e Ida non ci siano rapporti intimi. Riccardo redarguisce l'accusatrice, sostenendo che tra loro vi sono stati solo rapporti sessuali, affermando nello stesso tempo che con la Platano è diverso. In quel momento Ida rientra in studio e Maria De Filippi chiede ai protagonisti se stanno insieme e loro rispondono che è finita. Vengono chiamati al centro studio Armando e Veronica. Lui afferma che si sono visti per ben 8 volte, ma lei non riesce a dargli fiducia. Si viene a sapere che non vi è nemmeno stato un bacio tra loro. Valentina F. prende la parola e Incarnato la ferma subito, lanciando uno scoop. Fuori dagli studi ha visto la dama in questione dare un bacio a Simone,
nascondendosi sotto al cappuccio della felpa. I due protagonisti negano questo dettaglio con tutte le loro forze. A un certo punto Armando non tiene a freno la lingua e rivela che è uscito con Veronica F e che tra loro vi sono stati rapporti intimi. Gianni Sperti maliziosamente chiede se avessero solo dormito. Incarnato riferisce che lui la notte non dorme e a questo punto Tina pizzica la dama con una frase peperina. Valentina nega con tutte le sue forze e chiede alla redazione di fare una ricerca sull'albergo, la carta d'identità, per verificare se ciò che sta dicendo è pura verità. Incarnato non smette di parlare dicendo che lei la mattina è scappata come una ladra, asserendo nello stesso tempo che non ha voluto dire questa faccenda prima per non umiliarla. E come se non bastasse, afferma che Valentina F. ha un'agenzia alle spalle che la manovra. Veronica, nell'udire questi discorsi, afferma di fidarsi ancora di meno di Armando. Alla fine però i due ballano insieme. Al centro vengono chiamati Anna Tedesco e Samuel Baiocchi. Lui afferma che sono usciti 3 volte e che alla fine sperava che lei si concedesse a lui un pochino in più. Anna si giustifica dicendo che l'ultima volta era stanca, ma non fa in tempo a finire la frase che Gianni Sperti dice la sua pungendola. L'opinionista è convinto, visto che anche gli scorsi cavalieri dicevano la stessa cosa, che avesse un uomo a casa che l'aspetta. Capito che la storia non poteva continuare, la conduttrice ha chiesto al cavaliere che cosa volesse fare. Di comune accordo, i due decidono di chiudere la conoscenza. È poi emerso che l'uomo durante la puntata ha fatto degli apprezzamenti a Veronica. Si passa ad un momento più leggero, la sfilata delle dame. Il tema proposto è parti per due. Barbara De Santi ha sfilato in costume da bagno. In passerella era presente un lettino, quindi la dama ha preso Samuel e l'ha fatto sdraiare. Armando le ha rifilato un bel 3, perché a suo dire non ha compreso il senso della scenetta. Anche Ida sfila. La conduttrice le chiede come stia e lei risponde che sta bene. Valentina F. invece indossa una tuta da unicorno. Incarnato la redarguisce dicendo che durante la notte trascorsa insieme indossava dell'intimo. Alla fine la gara viene vinta da Roberta. Credete che Armando sia stato poco delicato dicendo di aver avuto rapporti intimi con Valentina? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.